Salve a tutti e benvenuti in questa nuova parte di Cavalieri dello Zodiaco, capitolo Santuario, da Mattia 1992-2009, insieme sempre accompagnato da Stefano. Ciao, ciao. Allora, noi nella scorsa parte abbiamo visto come sempre le anteprime, questa volta c'era la nebulosa di Andromeda. Sì, la saga, la casa dei pesci, diciamo. Afrodite, sì, ragazzi, Afrodite. Sì. Quindi adesso si Shun contro Afrodite, l'ultimo dei tre. Qui Andromeda chiede a Pegasus di lasciarlo combattere. Eh sì, perché era stato Afrodite a uccidere il suo maestro, quindi hanno creato un legame comunque anche tra loro due, diciamo. Ma oltre a quel motivo, anche perché il produttore, il regista ha voluto far sì che il vero protagonista fosse Pegasus. Vabbè, certo, no, è logico, ma ha fatto un avversario per ognuno di loro alla fine, così, ma comunque ovviamente ha dovuto creare un po' di legame, un po' di motivo di scontro è riuscito a crearlo quasi sempre, tranne Shura contro Shiryu, che si è creato sul momento, però Kamiu e Kyoga e Shun e Afrodite ha creato un legame comunque. Qua che gli chiede il favore. Eh sì. Cioè, alla fine dura più il momento quando lui parla che la mia guerra alla fine. Certo, perché qui è molto basato sulle scenette che sono fatte anche bene. Ma questo rispetto al remake che hanno fatto, questa cosa è stata bellissima nella PlayStation 2. Sì, certo, no, è fatto bene, però diciamo, vabbè, qui è stato forse quello complessivamente fatto meglio come cura, poi ovvio negli altri ci sono. Cioè, guardate ragazzi, Afrodite proprio nella sua bellezza. Però sì, classica apparizione con la rosa. Il costume non ti sembra uno dei generali marini? La Cloth, sì, esatto, effettivamente sì, probabilmente dato che le armature dei generali marini sono state fatte per assomigliare alle armature d'oro dei Gold Saint, perché dovevano essere un po' i Gold Saint del mare, ovviamente però hanno tratti da animali acquatici, è la stessa cosa Afrodite perché dei pesci, cioè, nel senso, quindi è sensata come cosa, insomma. Ragazzi, qua vedremo per la prima volta che la catena di Andromeda sarà quasi imbattibile. Quasi, dico quasi, perché dopo capirete il perché alla fine. Sì, no, adesso vedi, l'ha bloccato, dice che ha ucciso il suo maestro. Sì, tu sei già, perché ho detto quasi imbattibile, perché noi, sapendo già come il manga, il cartone, sappiamo già il perché. Sì. Sì, beh, certo, diciamo che finché la catena era... Finché la catena era a questo livello qua, non era così imbattibile. Lo diventa quando l'armatura di Shun diventa di alto livello, diciamo. Allora sì. E a questo livello è logico che avversari molto più potenti riescono a romperla. Però quando invece diventerà col sangue dei Gold Saint, sarà tutta un'altra cosa. Sì, nella serie di Hades. Sì, ma no, anche nella serie di Poseidon. Vabbè, ma chi non ha giocato? Anche nella saga di Poseidon. Sì. No, nel senso che quando Shun poi affronta Io di Scilla, cioè, con la catena riesce a tenere di testa perché è diventata una catena quasi d'oro. Qua vediamo tutti i tipi di rose, viola, rossa, bianca. Sì, no, viola, sarebbe nera, qui è un po' violetta per farla vedere meglio. Comunque sono la Royal Demon Rose, la rossa, la Piranha Rose, la nera e la Bloody Rose, la bianca. E tutte e tre hanno degli effetti diversi. La Royal Demon Rose, quella rossa, priva dei 5 sensi e uccide senza dolore, diciamo, è come un veleno che agisce lentamente. La Piranha Rose invece è una rosa aggressiva che distrugge quello che tocca e quindi uccide con dolore, ferendo pesantemente. La Bloody Rose invece è una sorta di rosa vampira, cioè che si conficca nel cuore, paralizza l'avversario e gli succhia via col sangue uccidendolo, sì, più o meno lentamente. La Bloody Rose dovrebbe essere l'attacco potente, l'attacco speciale. Sì, l'attacco più potente, perché anche se non causa distruzione particolare, però si conficca nel cuore, risucchia il sangue e a quanto pare una volta subita non si riesce più. Oddio, ma ha fatto l'attacco Big Bang, ragazzi. Sì, la Royal Demon Rose. E mi sa che sono morto. La rosa rossa, diciamo. No, rosa bianca, sì, rosa bianca. Eh no, però è la Royal Demon Rose sta qua, ho sbagliato per due. Fortuna non sono morto. Ovviamente non era la rosa bianca, si vedeva che era rossa. E hanno soltanto tradotto male. Loro dicono rosa bianca per quello.
Sì, ma no, no, è Royal Demon Rose, la rosa rossa, ma qui fanno dei... Per quello io lo giocavo in inglese, con i sottotitoli in inglese, l'audio giapponese, perché c'è pieno di pasticci nella traduzione italiana. Sono riuscito forse a sconfiggerlo, non si rialza e vai, sono riuscito a sconfiggerlo. Eh sì, ma Shun è molto forte, Shun, ha quella combo a distanza con la catena. Nel cartone non è che lo apprezzavo, però nello stile di combattimento lo apprezzo. No, nel gioco io dico, Sì, nel gioco intendo, lo stile di combattimento lo apprezzo perché si para sempre, è uno molto tattico, diciamo. Sì, no, poi con la catena riesce a colpire a distanza. No, nell'anime è forte come gli altri tre, a parte Ikki, vabbè, tranne quando lo fa indebolire. Ma no, perché ha un carattere che non vuole ferire, però quando attacca seriamente ha un potere anche maggiore, si capisce. Qua vediamo poi che hanno già fatto i due attacchi speciali. Eh sì, hanno fatto lo scontro delle, perché hanno usato le Nebula Stream, Nebula Storm. Lui Afrodite gli ha distrutto la catena, tutto, sì, e lui qua, poi ha usato quella... Andromeda si toglie anche lui come si diciamo, la sua corazza lì, come la clot. Sì, eccola, questa qua è la Bloody Rose, la rosa bianca che gli ha succhiato ecco il sangue. Ecco qua il motivo per cui ho detto quasi imbattibile la sua catena, perché le scaglie della rosa passano attraverso la catena. Sì, no, ma non aveva neanche, in questo momento non l'aveva più, perché con la Piranha Rose, quella nera, gliel'ha completamente polverizzata la catena, non aveva nemmeno più. Ah, solo che poi ha usato la Nebula Stream e la Nebula Storm, cioè quel vento impetuoso che lui è in grado di generare, che è già come un attacco potente di un Gold Saint, quindi cioè aveva questo scosto, ma lui non lo usava. Quando ci sono i settimi sensi, cioè nel senso che dopo c'è la scena toccante dietro, perché anche con Phoenix sì, c'è stata la scena toccante con Virgo. Sì, no, infatti, ma Shun diciamo che l'aveva anche già risvegliato nella terza casa, però qua ha espanso il suo cosmo al massimo, che non l'aveva mai voluto fare nemmeno, perché aveva paura di ferire gli avversari. Manca l'ultima... Sì. L'ultima fiammella, ma, diciamo. Shun non vuole mai ferire gli avversari. Di solito i suoi avversari muoiono, cioè, a volte, solo a volte li uccide lui. Ragazzi, ma non volendo. Eccoci qua, adesso... arrivati alla battaglia finale. Eh sì, Saga il dio a due facce, perché il dio nel senso che era considerato così grandioso e sì, potente da essere quasi un dio. Sì, per il fatto che era grande sacerdote. Per quello era un dio anche, in infatti... terra, diciamo. Eh sì, infatti... E poi lo stesso Saga di Gemini è considerato quasi un dio da quanto è potente, maestoso, eccetera. Però ha due facce perché ha un lato buono e un altro. Però allora, ragazzi, noi diciamo che è finita qui la parte. Scusate se sono uscito, ma è successo un casino. Però dai, la prossima parte sarà quella di Gemini. La dividerò in tre parti, per il fatto che ci saranno tre battaglie. Chi sa già il cartone sa già che ci saranno Pegasus, poi ci sarà anche il ritorno di un cavaliere e ci sarà ancora la volta di Pegasus. Quindi in tre parti, perché è un bel po' lungo. La battaglia finale della saga dei 12 case, ovviamente è divisa in più scontri, giustamente. Quindi, Stefano mi ha detto che ha caricato anche la prima parte di Final Fantasy. Sì, la prima parte sì, e non adesso, è un'oretta soltanto, però... Adesso stai evitando la seconda parte. Sì, ho già materiale sufficiente, quindi ne metterò un po' pian piano. Pian piano ne metterò. Ho visto che hai cancellato Dragon Ball, non so perché. Sì, no, lo voglio reinserire facendo praticamente mettendo l'intro, cioè perché prima l'avevo messo un po' così, ma voglio metterlo, diciamo, sì, con l'intro in modo che sia un po' più curato. Ho visto che hai messo il banner e tutto nuovo, bello. Esatto, sì, anche infatti all'inizio del video c'è lo stesso... Anche l'intro del video, Sì, l'intro, esatto, in modo da farlo così che è un po' più curato, diciamo. Ragazzi, ci vediamo alla prossima parte, ciao. Sì, alla prossima. Ciao a tutti, ciao.